non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra del nostro progetto Alone, ovvero con lo speedcast del nostro Marvin Jackson, l'ultimo figlio diventato finalmente adolescente del nostro Maynard e della nostra Madeleine. Devo dire che mi piace da morire, lo trovo tanto tanto carino, non vedo l'ora di iniziare a, insomma, sistemarlo. Non l'ho toccato minimamente, ragazzi, in faccia, cioè lui è nato così, gli ho solo spostato poco poco in avanti il mento, ma veramente pochissimo, per il resto basta, è così. Del resto l'avete visto anche appena è passato d'età, insomma, che era questo il suo aspetto. Non gli ho cambiato nemmeno le sopracciglia, niente, l'ho lasciato così perché mi piacciono. Vi ricordo che Marvin come aspirazione ha quella di mago dei computer, quindi è veloce a imparare, è un tipetto corretto ma è intollerante al lattosio, ma sì, dai, complichiamoci la vita. Quindi, cosa gradisce? L'arancione, il ballo, la musica pop per preadolescenti, il videogioco, il giallo, il color pesca, ah no, la pesca, ragazzi, buonanotte a me, la pesca, la musica da cortile, la musica festiva invernale, la musica folk giapponese, la musica classica, il canto, la musica di Radio Bambini. Cosa non gradisce? La forma fisica, la musica romantica, la musica new disco e la malizia. Ebbene sì, proprio un po', devo dire come me l'ero immaginato, perché io... Poi nel corso del gioco lui ha acquisito queste preferenze, no? Quindi, o queste, insomma, cose che non gradisce. Devo dire che sono molto soddisfatta, quindi andrò a fare tutto un outfit basato sull'arancione e sul giallo. Questo è il suo colore preferito, quindi rispecchierò e rispetterò questo suo desiderio, diciamo. E niente, direi di iniziare subito e ci vediamo qui al termine del cambio look. Thank you.
ragazzi, lo speedcast del nostro Marvin Jackson è terminato e devo dire che sono molto molto soddisfatta. Questo taglio mi piace tantissimo perché insomma è ricciolino ma non esagerato come era prima, insomma, perché la mamma ha effettivamente, sia la mamma che il papà hanno un'acconciatura mossa, diciamo. Quindi ho cercato appunto di accontentarlo circa i suoi colori preferiti. Io intanto vi mostro gli outfit. Quindi ho cercato sempre di inserire un tocco di giallo oppure un tocco di arancione, o in alcuni casi entrambi. Questo fa male agli occhi, vabbè. E quindi sì, qui passiamo agli outfit per il clima, sì, per il clima caldo, buonanotte ragazzi, per lo, insomma, lo stile formale, ecco. Abiti da palestra. Abiti da notte, da festa, costume da bagno. Oh, scusate, l'ho chiuso per errore, volevo solo tornare indietro qui. Poi abbiamo 4 outfit per il clima caldo, sempre cercando di rispecchiare i colori appunto che piacciono al nostro Marvin. E infine ragazzi, gli outfit per il clima freddo, quindi un paio per stare in casa, uno per quando fa tanto freddo e uno per la pioggia. Quindi direi che possiamo fermarci qua. Io adoro Marvin, veramente mi piace tantissimo. Fatemi sapere se anche a voi piace, perché sono curiosa insomma di sapere cosa ne pensate. E direi che noi ci fermiamo qua con questo video. Se vi è piaciuto ragazzi questo speedcast, come sempre ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtuber, e con tutto il cuore vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Quindi mi raccomando ragazzi, sosteneteli sempre. Torneremo nel prossimo episodio dalla nostra famiglia Jackson e già vi anticipo che, come dire, ormai manca poco alla chiusura di questa prima stagione, di questo progetto, perché ancora non so ragazzi se sarà effettivamente una prima stagione la chiusura o se sarà effettivamente un progetto chiuso. Io vorrei fare una prima stagione perché ho già delle idee per il futuro, quindi, però ovviamente se sarà un progetto che a voi non interesserà più, lasceremo stare, insomma. Quindi ci sarà, diciamo, una sorta di, come dire, si chiuderà il cerchio. Ecco, mettiamola un po' in questo modo. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo video. Ci vediamo nel prossimo episodio sul Sulzimmers. E non...